Devo presentarvi una persona, Salvo Terranova, che ama definirsi artigiano del gelato e che voi tutti avete appunto già individuato perché era qui, che già era al lavoro per noi. E con il suo assistente, con l'assistente. Carlo, preziosissimo assistente. Senza Carlo non avremmo tutte le prelibatezze che appunto Salvo Terranova riesce a produrre e che adesso ci farà anche assaggiare. E allora, vediamo di conoscere un po' il maestro Terranova. Nasce a Ragusa il 31 marzo del 1976, vive a Monterosso Almo con la sua famiglia che dal 1960 gestisce un bar nella piazza principale del paese, bar molto rinomato proprio per i suoi prodotti artigianali e genuini. E ci dice Salvo che già da tre generazioni la sua famiglia cura questa attività. Lui effettivamente non inizia subito, vero, in questa attività, ma prima compie studi di ragioneria e si dedica all'attività legata ai suoi studi. Poi però succede qualche cosa di imprevisto ma di molto importante, l'incontro con il maestro Luigi Perrucci, mi sembra a Pozzallo, in modo proprio casuale. Però succede qualche cosa di importante, lui viene coinvolto in uno stile di vita diverso, vedete, questa è una delle parole chiave di oggi, questa espressione stile di vita. Lui si lascia evidentemente come coinvolgere, affascinare. Qual è la motivazione che ti ha proprio spinto? Affascinarmi di questa nuova concezione, quindi il conoscere, il sapere. Benissimo, e quindi approfondisce, studia, frequenta diversi corsi all'Università Cartigiani del Gelato a Bologna e in questo modo impara a realizzare dei prodotti che rispondono alle esigenze non soltanto di tutti quanti noi golosi, ma anche di persone che hanno delle esigenze particolari legate alla loro situazione di salute. Prepara quindi il gelato e la granita in particolare senza saccarosio, utilizza soltanto frutta fresca che contiene fruttosio come zucchero e fibre che aiutano a transitare appunto dall'intestino e non caricano il livello glicemico. Questa è la caratteristica importante. Prego. Una granita a basso contenuto glicemico. Benissimo, e allora io direi che avremo l'opportunità di gustare il prodotto del maestro Terranova e mi piace chiudere con uno slogan che corrisponde benissimo alla sua persona, vediamo se Carlo è d'accordo, credo di sì, e al lavoro. Zucchero non guasta bevanda e nemmeno la salute. Carlo, vuoi dirci qualcosa? No, non guasta, però, anzi, cioè se è basso, la possiamo mangiare tutti, anche quelli che soffrono di diabete. Bravissimo, grazie.